3, 2, 1. Buongiorno amici! Ci abbiamo fatta, ragazzi, siamo troppo felici. Allora ragazze, sono tornata e ho fatto la mia, diciamo così, spesa. Io sono andata sul mercato solo a comprare, ed esclusivamente a comprare il cibo per mio cagnolino. Allora vi spiego, adesso io sto comprando questo cibo qui. Sembra molto naturale. Poi perché? Perché avevamo cambiato il suo cibo, diciamo che ho cambiato il marchio del cibo. E ragazzi, credetemi, il mio cane aveva un alito terribile, ma puzzava tantissimo. Aspettate che gli apro la porta che vuole uscire. Allora, lei aveva un alito, ragazze, ma un alito orribile, terribile, veramente una puzza che non si poteva stare vicino. E io dicevo, boh, sto cane puzza, devo lavare. Però anche se gli facevamo il bagnetto, puzzava comunque. E non sapevo perché, non sapevo manco che il cibo causasse brutto alito nel cane, no? Nei cani, nei animali, cioè nei cagnolini. Sono andata a Roma e nel pullman stavamo parlando e iniziano i discorsi per il cagnolino, il cibo, perché era il ragazzo di cui, cioè, viene nella stessa mia chiesa, cioè anche lui ha dei cagnolini e appunto stava Luisa facendo delle foto dei suoi cagnolini e raccontava di qua e di là. È saltata fuori la storia del cibo, no? E lui fa, mi devono arrivare il cibo nuovo che aveva portato questi cagnolini dal veterinario, perché comunque per fare un controllo, non so di cosa, vabbè. E è venuta fuori la storia del cibo, no? E poi l'ho detto, perché lui mi fa, ho cambiato il cibo un'altra volta, continuo a cambiare il cibo, babà. Ho detto, come mai cambi così il cibo al cagnolino? E lui fa, è perché quello... Ed è lì che è saltata fuori la storia dell'alito. Ho detto, ma vuoi vedere che il mio cane puzza l'alito per quel cibo lì? Allora ho detto, ecco, ho scoperto il perché. Poi ho detto, vabbè, cambiamo il cibo. Infatti il sacchetto, avevamo preso un sacchetto grande ed è lì completamente pieno quasi, perché ho detto, no, cambiamo, perché vediamo un po' come andrà a finire la cosa. Ho iniziato a dare questo qui e meno male non si sente più, ragazze, è una cosa incredibile, non si sente più. Il cagnolino non c'è più quell'alitosa orribile, orrenda, che veramente era impossibile starci vicino. Lei di solito sale sul divano, sta con noi, va a venire in braccio, ma con quell'alito era impossibile tenere in braccio il cane, sembrava di carne marcia, una roba schifosissima. E niente, volevo condividere questa cosa con voi, magari anche voi avete qualche problema con il cagnolino, non si sa, perché comunque non è che ho chiamato il veterinario per raccontare questa cosa, perché è stato, cioè, un corto periodo, no? Non è che è stato tanto, meno male che è capitato proprio nella settimana di cui io sono andata a Roma. E parlando così è venuta fuori la storia, quindi sono riuscita a risolverlo la cosa, no? Senza dover, cioè, vabbè. E niente, ragazzi, chiudiamo la storia del cane e passiamo agli acquistoni. Allora, sono passata da Tesenis. Io so che voi siete curiose perché volete vedere le cose, anch'io sono curiosa, né? E niente, allora, sono passata da un negozio, si chiama Casa, e ho comprato queste formine qui in silicone, che voglio fare una ricetta fitness, un dolcetto fitness. Spero che di riuscire, perché sarà la mia prima volta, io non l'ho mai fatto, quindi vediamo. E poi sono andata da Tesenis e ho preso questo leggings. Allora, è caduta la borsa. Allora, la mia taglia è una taglia S, per chi vuole sapere. E l'ho preso in questo bel colore, che penso che verrà adesso
cioè la primavera ci sta da Dio. E su questo qua ho pagato 14,90. Se volete acquistarlo, niente, questo è stato il mio shopping. Tra poco andiamo ad Arese, che voglio andare da Primark a comprare delle cose e dopo vi faccio vedere. Oggi la mia piccolina è stata così carina che è venuta con con un mazzo di fiori. La nonna l'ha raccolto questi fiori qua dal giardino. Ha fatto un pacchettino, l'ha dato in mano a lei. Lei è venuta su: mamma, mamma, ti ho portato dei fiori. È stata veramente carina, bellissima. Mi sono quasi commossa perché io mi commuovo con qualsiasi cosa, ragazzi. È incredibile. Oggi la giornata è favolosa. E niente, allora ragazzi, io voglio dirvi, per favore iscrivetevi in questo canale, no? Voi siete lì, iscrivetevi, io, cioè, ragazzi, per favore iscrivetevi al canale, fate un po' di movimento su questo canale, cioè, vabbè, dai, la pazza. Allora, volevo farvi vedere che c'è, vedo qui, è la luna, io da qua la vedo stupenda. Ogni tanto quando è piena piena dalla cucina, dall'altra porta che abbiamo di là, da questa porta qui. Qui ad esempio, no? Siamo a cena, siamo qua. Non guardate casino perché siamo qui a mangiare. Qua la vediamo la luna piena perché siamo seduti e vediamo la luna. Veramente fantastico. Allora, adesso vado a far mangiare il mio cane perché sennò muore di fame, poverina. Andiamo a mangiare per la pappa? C'ha fame? C'ha fame, poverina. Ha tantissima fame. Da stamattina che non mangia. Adesso aspetto Mirko. E voglio andare. Voglio fare un giro, ragazze. Cioè, voglio veramente uscire un po' di casa. Oggi ho scritto sulla pagina del centro commerciale d'Arese, ho scritto così: ma buongiorno, ma oggi cioè, i negozi sono aperti, perché era capitato che ero andata settimana scorsa e i negozi erano tutti chiusi. Allora oggi ho detto vabbè, fammi scrivere, no? E ho scritto a loro e loro mi hanno subito risposto che i negozi erano aperti normalmente dalle 9 di mattino alle 22. Quindi, yeah, ecco, mi arriverà col borsone. No, 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 devo tenere, dobbiamo arredare la casa. Stamattina è venuto il ragazzo della cucina che mi sta facendo impazzire. Voi non potete immaginare quanto si è arrabbiata con quello. Che non mi finisce questa cucina. Ho la cucina tutta, cioè, boh, non lo so. Manca tutto qua. Manca qui. Allora, qui manca finire, chiudere. Manca mettere tutti i... cioè qui manca un pezzo, qui manca un pezzo, qui manca un pezzo, qui manca un altro pezzo, manca mettere tutto intorno a chiudere lì, lì sopra mi manca un pezzo, vedi che lì c'è un buco, mi manca un pezzo, qui mi manca un pezzo, qua va una fascetta qui da chiudere, cioè lì manca un altro pezzo. Che la cucina non è finita, qua manca un pezzo, guardate come siamo combinati, qua manca un pezzo qui sopra e siamo combinati male, cioè c'è questa cosa qui, bisogna chiudere tutto quanto, io non lo so ragazzi, io manca cambiare tutte le porte perché questa era la cucina, che manca cambiare tutte le porte perché queste sono le porte vecchie, ti vanno tutte cambiate queste. Queste qua sono già quelle nuove, la lavastoviglie anche questa va cambiata perché mi cade in testa. Non so se vi ricordate un vlog che ho fatto una sera di cui cioè, facevo le pulizie qui in cucina e vi ho detto che comunque cioè, questa lavastoviglie andava cambiata subito perché se non stava attenta mi cadeva in testa. E oggi è venuto, devi finire la lavanderia perché cioè, qua... questa è, in teoria sarebbe la lavanderia, ma va chiusa, cioè qua va una porta, qui, dove, lì, dove c'è quella roba lì già grigia, da sopra in giù va tutto chiuso, e ragazzi, boh, perché poi comunque qua abbiamo questa cosa qui aperta, vedi che chiuderà anche qui. E non arriva, questo non arriva, poi qui va un altro immobile
devi arrivarci sempre da questo mobile qua, tramite lui è da un negozio, ma tramite lui arriverà un mobile che andrà qui. E stiamo aspettando, poi dobbiamo anche cambiare il tavolo, quello lì. E vabbè, stiamo aspettando, ragazzi, dobbiamo aspettare. Dobbiamo fare questo angolino qui. Abbiamo messo quell'orologio lì, ma dobbiamo finirlo l'angolo giù. Qui ci va un'altra lampada e dietro lì ci vanno dei quadri che, se vedrete, abbiamo preso le cornici, ma i quadri non sono ancora arrivati. Poster arriverà in settimana e non so se fare un colore in quella parete lì. Io volevo fare un colore in quella parete lì, togliere il bianco, ma ancora sono bloccata, perché il mobile, se non arriva il mobile che ci dà un po' l'idea di come verrà, no? Io ho paura di mettere della vernice lì e poi se non mi piace, io sono un po' così. Sono bloccata, non lo so. Spero che questa situazione si sistemi al più presto possibile, perché è veramente angosciante, angosciante. E vabbè, speriamo. Poi dobbiamo mettere le tende, io non ho le tende, devo ancora scegliere le tende, vedere un po', perché non lo so. A volte mi passa anche la voglia, sono presa male. E niente, dai, speriamo. Devo essere fiduciosa. È finito, mi raccomando, like, iscrivetevi, seguiteci su Instagram.